Salve, buongiorno a tutti. Oggi è un giorno. Vediamo. Stamattina vi voglio parlare anche di astrologia. Ovviamente vi parlerò dell'evento, è 15 oggi, dell'evento dell'anno, della morte della regina, di cui io sono sempre stata appassionata. Perché l'ho seguita passo passo per tanti anni, l'ho stimata molto, è una persona, un personaggio che mi piaceva e comunque diciamo che ho seguito lei, i suoi figli e via discorrendo. Ora stamattina non me l'ha fatto stampare, però io ho fatto la foto e ho fatto la foto del giorno della sua nascita, che era il 21 di aprile del 26. E esattamente c'era la luna. Poi vi parlo di questo perché poi vi voglio spiegare questo terno come è stato fatto, vedete? Questo terno su Palermo 8, 10 e 19, che è stato fatto nel mio gruppo dal signor Umberto, l'ha fatto con la figlia. Allora, il giorno adesso non so se riesco a farvelo vedere perché io avrei preferito stamparlo, ma non me l'ha fatto stampare, non so perché. Comunque, voglio spiegare dell'opposizione della luna, no? Dei movimenti delle lune. Allora, la regina, il giorno della sua nascita, aveva la luna. Aspetta un po' qua. Vediamo se riesco. Luna e Nettuno nel segno del leone, il segno del leone è il segno dei re reali, no? Dove poteva averla la luna nel segno del leone, luna e Nettuno. E l'opposizione già alla sua nascita c'era Marte e Giove nel segno dell'acquario, Marte e Giove. La regina ha regnato per tanti anni e quello che vorrei spiegare a tutti voi, se vi interessa l'astrologia, è che il giorno della morte di ognuno di noi, quando si muore di morte naturale, ovviamente, no? Non di disgrazie o incidenti, la luna è sempre all'opposizione del sole. Infatti, il giorno della morte della regina, il giorno 8 di settembre, la luna si trovava esattamente nel segno dell'acquario con Saturno. Saturno ha definito. Diciamo, ha segnato, no? Perché si chiama la Nerita, ha segnato la morte della regina, quindi il giorno 8. Questo non vuol dire che quando abbiamo l'opposizione si muore spesso all'opposizione del nostro sole con la luna, ovviamente, perché è la luna che determina la morte. È il pianeta che determina la morte è la luna, infatti chi nasce anche sotto l'eclissi di solito non è così fortunato. Adesso non so se si riesce a vedere, boh, ma non lo so. È difficile qua vedere. Vabbè, comunque ve lo spiego io. La Luna e Nettuno, da Luna e Saturno, erano nel segno dell'acquario, giorno 8. Chissà quanti di voi hanno giocato i numeri della regina, perché è stato un evento planetario, mondiale, no? Di solito qualcuno gioca, molti di voi so che giocate i numeri di Padre Pio, i numeri vabbè, o i numeri addirittura di qualcuno che fa gli anni in questo mese, no? Che se è una persona normale, regolare, chi se ne frega se compie gli anni. Ci sono miliardi di persone che quest'anno compiono gli anni, no? Miliardi di persone, chissà quanti ne conosciamo, ma chi se ne frega. Io non giocherei mai la data di nascita di nessuno, non se ne parla nemmeno. Beh, morale della favola, quello che vi voglio dire è che la Luna era in opposizione, quindi avevamo a che fare questo mese con il Sole, con il ciclo del Sole e la Luna, e infatti la morte della regina è avvenuta tra Sole e Luna, nel ciclo della Luna. Perché vi dico questo? Perché io questo mese nel mio programma avevo il 10, 1 e 19, che il 19 sapete che sono gli anni della Luna, vi ho spiegato che ogni 19 anni, e poi avevo 11, 19, 9, 90.
Allora, questa previsione 11-19-9-90, vi spiego com'è andata, no? L'Umberto l'ha giocata lui e a un altro giocatore, se non mi ricordo, comunque ho lì gli scontrini. E poi avevo appunto questo 10-1-19 che abbiamo a che fare con la Luna, e la Luna dove si... le ruote delle lune, della Luna o comunque del Sole, della congiunzione, avviene... anche sulla ruota del Sole, che è Palermo o Milano, dipende, comunque sono sei le ruote. Ovviamente che uno non si imbarca a giocare sei ruote, al massimo ne gioca una, fa una ruota su tutte, o Palermo o Milano. Ora la figlia dell'Umberto ha pensato bene, visto che ha visto il papà che stava giocando. Il 10 e 19 era il numero proprio delle lune, 10, 1 e 19, e lei ha aggiunto l'8 che è appunto il giorno della morte della regina. Non ha voluto giocare tutta la... Infatti qua è avvenuto un terno. Il terno su tutte con tre numeri da 1,50 euro. 50 centesimi di terno sono una bella cifretta. Perché se 1 euro è pagato 4.000 euro, 50 centesimi sono la metà. Allora, questo è lo scontrino. Perché io copro qua sopra? Perché io non voglio, perché io so già per esperienza, che i miei scontrini sono stati prelevati e manipolati. Quindi io per evitare questa cosa spesso non li faccio vedere. Ma questo l'ho voluto far vedere appunto perché è stato un evento e poi perché in realtà l'8 col 10 e 19 non l'avevo nel programma. Quindi i giocatori del mio gruppo non potevano fare il terno, a meno che giocavano il 10 col 19 e avrebbero fatto lambo, no? 10, 1, 19 in terzina, oppure 11. 19.990 che era la previsione appunto che era appena uscita la volta scorsa. Quindi questo è il terno dell'Umberto. Stamattina, tra le altre cose, io ho preparato un programma, però adesso non so se farò un altro video per darvi i numeri, adesso vedo, perché prima devo controllare perché stanotte sono stata su a lavorare un po'. Stasera è giorno di estrazione. Comunque, il messaggio che vi voglio mandare, ricordatevi, signori giocatori, che i numeri ci parlano, vi parlano. E se siete dei buoni ascoltatori, i numeri parlano, perché sono una lingua universale. Tant'è vero, come vedete qui nel grafico della regina, anche l'astrologia si è attenuta ai fatti. Al rigore della vita della regina, perché poi in realtà la regina è stato un personaggio unico, no? Perché ha la luna e Nettuno nel segno del leone, perché ha regnato tanti anni, quindi il segno del leone è il segno della regalità. Adesso non conosco l'ora, quindi io però ho voluto fare. E poi appunto questa luna Saturno, giorno 8 di settembre, che oppone il suo sole, cioè scusate, che oppone la sua luna di nascita e quindi è avvenuta la morte anche una morte naturale, visto anche l'età no, della regina, non della nostra. Come ripeto, io sono sempre stata molto appassionata a seguire questa persona che mi ha, non lo so, mi insegnava, seguire la regina per me era anche un insegnamento di capire anche certi comportamenti, come si comportano i reali. Adesso non voglio star qui a cinquantarla perché agli italiani adesso abbiamo ben altri problemi. Bene, questo è tutto per stamattina. Io vi auguro una strepitosa giornata, vi do l'appuntamento questa sera appunto all'estrazione e se adesso riesco farò un altro video con una previsione e vi spiego un po', diciamo, qualcosa, altrimenti lo farò domani se faccio in tempo, non prometto niente. Allora,
Appuntamento a questa sera, spero che questo video vi sia piaciuto perché lo trovo interessante. Come vedete, l'astrologia non sbaglia un colpo, figuratevi l'astronomia, perché qua parliamo di astronomia e di astrologia, ma parliamo di astronomia poi in realtà, che è precisa. Bene, appuntamento a questa sera, ciao e grazie.